Liborio Stuttia, nuovo rettore dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara. Non è stata una scelta strategica, è stata una scelta tra due persone coetanee, veniamo da due città molto simili, siamo diventati abruzzesi di adozione, è stata la scelta più semplice, la scelta più istintiva e in questo mese gli incontri che abbiamo fatto con tutti voi, vedere che questo tono aveva un riflesso, aveva un eco importante nella qualità delle domande, nel modo di porre le domande, nella voglia di conoscere e non di provocare, nel modo anche di trasmettere le criticità, le paure, le insoddisfazioni, ma c'era comunque un sistema di colloquio, un sistema di introduzione, un sistema che ci garantisce che il futuro sarà fatto di questo, sarà fatto di concertazione, sarà fatto di discussione e di scelte comuni. I ringraziamenti ovviamente non sono qua, devo ringraziare il magnifico rettore Sergio Caputi che ha traghettato questa barca, è stata definita una barca, l'Ateneo, ma in un mare in tempesta. Liborio Stuppia, proprio un paio di minuti fa, è stato proclamato nuovo rettore dell'Università Chieti-Pescara, D'Annunzio Chieti-Pescara, per i prossimi 6 anni, fino al 2029. Sostituisce, praticamente rimpiazza, perché era arrivato a fine mandato Sergio Caputi, che resterà però in carica, come ho detto poc'anzi, sino al mese di giugno. Sono stati oltre 1000 i votanti, gli aventi diritto erano 1138, dunque una percentuale altissima. Se siete d'accordo, ascoltiamo ancora le parole di un emozionato, devo dire, Liborio Stuppia. D'accordo. È il punto da cui dobbiamo ripartire. Partecipare tutti, decidere insieme, scegliere, questo comporterà avviso, le varie consulte, i vari consigli, comporterà riunioni lunghe, comporterà riunioni faticose, ma dalle quali si uscirà dopo aver deciso tutti insieme qual è la strada da fare. Quindi adesso è chiaro, il rettore ha anche detto che giustamente ci lascia in eredità anche qualche problema, mi fa piacere, c'era il rischio di annoiarsi, invece adesso sono molto più tranquillo, ma diciamo se ne parlerà tra 3 mesi. E che cosa dire? È chiaro che era un'emozione enorme, io qua non solo mi sono laureato, ma la prima volta che sono venuto qui era il 1979. La prima volta che presi la macchina con degli amici con cui c'erano iscritti a medicina, facevamo l'asse attrezzato per la prima volta, se avessi saputo che l'avrei fatto per i 40 anni successivi mi sarei spaventato, invece c'era meno traffico nel 79 sull'asse attrezzato, sì, ci voleva meno tempo. E allora abbiamo sentito un emozionatissimo, esatto, Liborio Stuppia, il professor Stuppia, che dunque è il nuovo rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara. A questo punto, Massimo, vi salutiamo, sia sì, te che Diego Martelli. Perfetto, grazie a te Paolo, ringraziamo naturalmente Diego Martelli, quindi il nuovo rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, lo ripetiamo ancora una volta, lo ribadiamo, è Liborio Stuppia, 62 anni, origine catanese, docente di genetica medica. A te. Grazie, per onore di cronaca l'altro candidato era il professor Paolo Fusero.